Con il Forumed, che ha una valenza biennale, lo ricordiamo, acceleriamo quel processo di internazionalizzazione e di esportazione che sta avvenendo la Regione Abruzzo attore rispetto alle altre regioni con delle percentuali interessanti. Da sempre abbiamo puntato sul bacino del Mediterraneo, il bacino euro-mediterraneo, sia per la comunanza di progetti e di ideali che ci accomunano con le sponde sia del Nord Africa, sia con le sponde della nuova Europa dei Balcani occidentali, e sia per la vicinanza dove le piccole e medie imprese sono più portate ad operare su questi luoghi. Basta pensare che da qui a qualche anno i tanti paesi del Balcano occidentale che entreranno nella Comunità Europea, obiettivo 1, e le tante opportunità e occasioni che possono venire per le nostre imprese che già stanno lavorando su quelle sponde con dell'ottime percentuali, con delle ottime performance. Saranno delle giornate in cui verranno messe a confronto le istituzioni locali con le istituzioni dei paesi bagnati dal Mare Nostrum, con le nostre imprese. La presenza del Ministro Frattini sta a significare la vicinanza e l'attenzione che il governo centrale ha in questo momento per l'Abruzzo e ha verso il Forumed, che si propone quale momento di confronto tra i più importanti del centro-sud Italia. Attualmente quali sono i paesi che hanno preso relazioni con l'Abruzzo? Abbiamo dei forti contatti interessanti con un po' tutti i Balcani occidentali, ma nell'anno 2010, cioè nell'anno in cui non viene svolto il forum, ma vengono svolti focus e forum di approfondimento, abbiamo approfondito e intessuto dei rapporti, sottoscrivendo anche dei protocolli interessanti con il Marocco, con la Tunisia e anche con la Turchia. Ricordo anche che il Forumed può fregiarsi anche di un fiore all'occhiello, sia quello di aver avviato e possiamo dire quasi ufficializzato anche un volo importante per Scala Mostar, che è la porta verso i Balcani. Basta pensare al turismo religioso che si può intessere con la città di Medjugorje. All'interno di questo forum vi sarà anche una porta, una finestra che abbiamo individuato come oltre il Mediterraneo, intessendo dei rapporti commerciali e approfondendo i rapporti commerciali con nazioni quale l'Unione Sovietica, la Russia e la Romania, dove già siamo presenti con diverse unità.